E salve a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale del vostro carissimo Bloodark, dove oggi vi mostrerà la Gasmith parte 11. La nostra protagonista oggi è un S-Val Assault Rifle. Ragazzi, i pezzi di cui abbiamo bisogno sono ben 6. Partiamo subito dallo scoop. Abbiamo bisogno dell'NSPUM Night Vision, questo bruttino ragazzi. Dove poi dobbiamo cambiare, diciamo, sia il pistol grip che il buffer tube. Diciamo lo stock qua dietro, ragazzi. Dobbiamo togliere dove metteremo questo unico pezzo, cioè la S-Val Rotor 43 pistol grip e buffer tube. Qua lo specifica, sono tutte e due insieme. Poi ci monteremo il buttstock, il GL Shock del Fab Defense. Poi sulla canna avanti, ragazzi, dobbiamo montarci la mount VSS Val TOTS SP29M, dove ci monteremo sopra la Tactical Device, il laser, la NPEQ15. Ragazzi, e infine abbiamo bisogno del magazine, il caricatore da 30, l'SRM.130. Quindi andiamo a montare la nostra arma, dove toglieremo tutti i pezzi che non ci servono. Ecco qua ragazzi, caricatore, pistol grip e lo stock dietro. Quindi andiamo a montare la mount per il laser. Ci mettiamo il caricatore, anche lo stock, e ci mettiamo lo scope notturno. E questo sarà l'esito finale, dove il nostro caro meccanico accetterà la nostra Gasmith parte 11, cioè la S-Val che ci ha richiesto. Con questo, ragazzi, spero che vi sia stato d'aiuto. Vi do appuntamento alla Gasmith parte 12. E con questo io vi saluto e alla prossima. Ciao ragazzi.